Questa rupe sembra scalabile. Chissà se in cima c'è qualcosa di interessante. Questo colore è perfetto per un'armatura. Una vecchia torre Kharja. Chissà cosa c'è dentro.
Bene, ci sono quasi. Eccomi. Ed ecco un altro di quei dispositivi. Una lente. Prima o poi capirò anche cosa farmene. Da qui si vede quasi tutta la valle. Capisco perché i Karja ci hanno costruito una torre. Serve per creare tinture. Quella è a Sprecatena. Joruf ha detto che lì potrò potenziare il mio arco. Potrei modificare altre mie attrezzature. Saprebbe cosa farsene. Sentono che qualcosa non va.
potrei usarlo per colorare la mia armatura. Non credo di poterli superare. Meglio lasciar perdere per ora. Meglio non toccarlo per ora. Arrivata. C'è un altro di quei congegni lassù. Un'altra lente. La metto da parte per ora. Neanche un graffio.
cosa posso ottenere in cambio. Gli abiti appiccicati addosso. Raniera in arrivo. Quella è la Salvatrice. Vuoi entrare, Salvatrice? Benvenuta ad Aspra Catena. Aprite, gente. Ordini di Joruf. D'accordo. Ma per la forgia! Petra, Aloy, che cosa ci fai qui? Finalmente posso guardare qualcosa di bello. Anche per me è un piacere. Arrivi giusto in tempo. Vieni. Io... Andare a bere è l'unica cosa che si possa fare qui. Sì, ho sentito. Le macchine, il fermo dei lavori. Quelli sono solo i problemi recenti. Ad Aspra Catena nulla funziona come dovrebbe. Giusto. Ed ecco il problema peggiore. Non siamo di qui, non ci riguarda. Gli Scavazzanna riguardano tutti Ulvund. Quanti. Lo conosci già? Sì. Forse è meglio discuterne davanti a una birra. Petra. Sono solo di passaggio. Vado a ovest. Oh. Devo assicurarmi che l'ambasciata a luce arida vada bene, poi proseguirò. Ah, ho capito. Sempre qualcosa in ballo. Beh, Rossa... È stato un piacere. Alla prossima. Petra. Ma se vuoi farti una birra fresca e due risate con un'amica, vieni alla birreria. Mi trovi lì. Ulvund sembra un tipo problematico. Forse Petra ha bisogno d'aiuto. Una cosa alla volta, devo trovare quel banco e potenziare il mio arco.
Deve pure esserci qualcuno con cui valga la pena di parlare. Mille braccia. Nessuno farà niente finché non lo dice uno. Quando vuoi facciamo una gara di bevute. Come va, imbecille? Devo andare, scusa. Ulmund non può ignorarci così, vero? Siamo quasi morti per lui. Ma tu ci hai visti bene? Che cosa dovremmo fare? Tirare la stampella di Arnulf? Vedo che siete tornati tutti. Pinze e martelli. Proprio così, cacciatrice. Hai risolto in maniera esplosiva. Locuf è tornato tremante come una foglia. Ehi! La cosa importante è che siamo tutti salvi. Non grazie a Ulwood. Ci avete già parlato? Aspettiamo tocchi a noi. Non hai il fegato di affrontarci tutti insieme. Dobbiamo restare uniti. Nel caso ci mandasse i suoi scagnozzi. Siete conciati per le feste. Mi occupo io di Ulwood. Non siete costretti. Come no, vecchio batacchio. State attenti. Devo tirare a campare. Devo sistemare le cose. Lo faremo. Promesso. Birra più. Una volta mi hanno detto che ho la voce. Sparare un martello non ti ucciderà. A meno che non lo vengano a sapere Ulbun dei suoi. Nella scorta. Quella birra.
Ma tutti quanti possiamo apprezzarlo. Sei qui per quella birra, eh? Forza, siediti. Portatele una pinta, forza! Non mi aspettavo di vederti qui in giro. Sono mai stata prevedibile? Ora sì che ti riconosco. Per le fiamme! Per le fiamme. Ah, come il soffio di un mantice. Non riparerà la forgia, ma mi farà dimenticare i miei guai per un po'. Che guai? Un po' di cose. Le vittime degli scavazzanna da seppellire, l'interruzione dei lavori, Ulvund che morde il freno per la sua concessione. Ehi! Niente armi sui tavoli, chiaro? Ah, lasciamo perdere. Niente che non si risolva con una birra fredda e due sani ceffoni. E gli scavazzanna nel timore. Da dove sono venuti? Questo è il punto. Nessuno ne ha idea. Sono comparsi all'improvviso e hanno invaso la valle come se li avesse vomitati una forgia. Ho perso degli amici. Ma a quanto pare le avanguardie stanno cercando di fermarli. Sono stati qui. Solo per un breve rifornimento. Ulvund non l'ha presa molto bene. Eliminati gli scavazzanna, non potrà più usarli a proprio vantaggio. Qual è il nesso tra gli scavazzanna e Ulvund? Una parola, concessione. Nessuno sa da dove escano gli scavazzanna, così Ulvund ha cominciato a incolpare i Karja. Cerca di dissotterrare dei vecchi rancori per bloccare i lavori finché non verrà firmata. È solo l'ultimo tentativo. Non fa che seminare zizzagna tra i lavoratori da quando è arrivato. E la gente ci casca? Hanno sofferto in molti per mano del re folle durante i giorni rossi. Non sarà difficile aizzare la gente contro i Karja. Quei maledetti schiavisti. Ti credevo già a cumulo libero. Dopo la grande battaglia di Meridiana ci sono tornata, ma ho capito che filava tutto liscio. Non servivo. So della ricostruzione di Luce Arida. Pensavo di offrire il mio martello. Da allora tiro avanti. Puoi sempre andartene. E tornare a Est? Nah, non lascio una forgia accesa. Inoltre, qualcuno deve pur fare la piantagrana da queste parti. Riguardo a Ulvund. Qui in giro tutto riguarda Ulvund. Come è finito al comando? Si è fiondato qui come uno scoiattolo che sente l'odore di una ghianda. Sapeva che la ricostruzione avrebbe richiesto pietra e legno. Così ha fatto richieste per tutta Prima Fonte, trovando i soldi per rivendicare tutto quello che avesse valore qui nel timore. In realtà, tutti i banchieri sanno che questo è territorio Karja e il Re Sole può annullare le sue rivendicazioni quando vuole. Ecco perché vuole convincere il magistrato a firmare la sua concessione. Questo atto di concessione, cos'è di preciso? E a Ulvund a cosa serve? È sterco, ecco cos'è. Un decreto che porrebbe cave miniere Oseram sotto la loro legge, anche se la zona dei Karja. In questo modo i Karja non potrebbero più revocare i permessi per l'estrazione di materiali. Niente più rischi o problemi per gli investitori della conquista che vorranno portare qui la loro attività. E dal momento che Ulvund ha le mani in pasta dappertutto, diventerebbe più ricco di uno spazzino. Aspra Catena diventerebbe una città Oseram. E lui potrebbe diventare aldermanno comprando i voti. È veramente furbo, glielo concedo. Se riuscirà a fare pressione, il magistrato dovrà cedere. Bene, io devo andare. Grazie della birra. È sempre bello. Quando vuoi, Rossa. Sei qui per giocare a batosta, sorella? Preparo il tabellone. In realtà, ero solo di passaggio.
Prima volta, eh? Non preoccuparti, ci andrò piano con te. Hai già qualche pezzo? No. Ah, sei fortunata. Ne ho un set extra, originale Tenact, direttamente dall'Ovest Proibito. Prego, siediti, ti spiegherò tutto in un secondo. E ti aspetta un premio se batterai i miei tabelloni. Bene, partiamo dalle basi. I Tenact dicono che Batosta Meccanica è un gioco di pura strategia. Ognuno ha un set di pezzi. Ogni pezzo rappresenta un tipo di macchina. E ogni macchina ha un certo valore in punti vittoria. Per vincere, bisogna ottenere 7 punti vittoria distruggendo le macchine dell'avversario. Non è facile ricordarsi i dettagli di ogni macchina, perciò usiamo questi appunti come promemoria. Vedi quel numero nell'angolo in alto a destra? Indica i punti vittoria che si ottengono distruggendo quella macchina. Negli appunti è riportato anche il movimento massimo, la potenza dei suoi attacchi, la distanza da cui può colpire, e ovviamente la sua salute. Per ora può bastare, iniziamo. Ti spiegherò il resto mentre giochiamo. Il tabellone è mio, perciò decido io chi inizia. Essendo la tua prima partita, comincia pure tu. Di solito puoi scegliere quali pezzi sistemare sul tabellone, per ora usa questi. Prendi quel pezzo alla tua destra e spostalo in avanti. Ricorda che ogni macchina ha un movimento massimo. Se non te lo lo trovi riportato negli appunti. Facile, vero? In ogni turno si possono muovere 2 macchine. Adesso scegli il tuo... Perfetto. Per ora non hai altro da fare, perciò finisci il tuo turno. A tutta forgia! Muovo subito i miei pezzi qui. Tocca di nuovo a te. Questa volta perché non provi ad attaccare un mio pezzo? Inizia con quella macchina alla tua destra. Ora muovi quel pezzo abbastanza vicino. Quando attacchi, il potere combattivo prende in considerazione il terreno su cui si trova la macchina e il suo potere d'attacco. Questo tabellone ha solo terreni di tipo prato, che non hanno effetto sul potere combattivo. E la tua macchina ha 2 punti di potere d'attacco. Perciò, il suo potere combattivo ammonta a 2 punti. La mia macchina non sta attaccando, quindi ha 0 punti di potere d'attacco. E come la tua macchina, non è influenzata dal terreno di tipo prato. Tirando le somme, tra le due macchine c'è una differenza di 2 punti di potere combattivo. Quindi la tua macchina può infliggere 2 punti danno alla mia. Finora tutto chiaro? Sapevo che eri sveglia. Finisci attaccando la mia macchina. Ci vai giù pesante, eh? Ora prendi quella seconda macchina. Come vedi, la tua macchina non può attaccare la mia. Se vuoi, puoi farla scattare. Così si muoverà di una casella in più. Prova! Lo svantaggio dello scatto è che la tua macchina non potrà attaccare. Alcuni preferiscono rischiare e sovraccaricare la propria macchina in questi casi. Il sovraccarico permette di attaccare dopo uno scatto, ma riduce la salute della macchina di 2 punti. Tieni a mente questo rischio. Prova a farlo, così capirai cosa intendo. E con questo il tuo turno è finito. Ora ti rivelo un comodo trucchetto.
quella macchina, la più vicina a me. Prendila, forza. Le macchine, come nel mondo reale, hanno punti corazzati e punti deboli. Li trovi indicati sui singoli pezzi. Il blu indica i punti meglio protetti. Colpendoli infliggerai dei danni, ma niente di che. Il rosso, invece, indica i punti deboli. Mira a quelli per un colpo devastante. Ti faccio vedere. Ruota quel pezzo finché non è rivolto verso il mio. Ora attacca la mia macchina. Fuori dal tabellone! Ed ecco i tuoi primi punti vittoria. Non ne hai ancora ottenuti 7, quindi continuiamo. La tua macchina ha attaccato, ma non si è mossa. Forza, spostala in basso verso il mio ultimo pezzo. Hai già attaccato una macchina e mosso un pezzo. Ma, sovraccaricando la macchina, potrai attaccare una seconda volta. Calcolando la salute della tua macchina, sacrificherai un pezzo per sconfiggere il mio. A volte questa può essere una buona tattica. Sovraccarica la macchina per attaccare di nuovo la mia. Così. Non è uno spasso? Siccome la tua macchina è andata distrutta contemporaneamente alla mia, otterremo entrambe i punti vittoria corrispondenti. Buona notizia! Visto che sei stata tu ad attaccare, riceverai i tuoi punti vittoria prima di me. Quindi raggiungerai per prima gli agognati 7 punti vittoria. Questo dimostra che a volte perdere un pezzo è il modo migliore per vincere una partita. Ti sarai accorta che non hai ottenuto esattamente 7 punti vittoria, ma hai distrutto tutti i miei pezzi. Quindi la vittoria è tua! Non era poi così complicato, no? Cerca di individuare sempre il terreno migliore da cui attaccare. Potrebbe darti un bel vantaggio contro un avversario come quello. Mi ha salvato il di dietro più volte. Allora cercherò di ricordarlo. Oh, quasi scordavo. Questi sono i miei pezzi di riserva. Voglio che sia la salvatrice di Meridiana ad averli. Certo, è un piccolo set, ma dovrebbe bastarti per partecipare a qualsiasi partita di Batosta. Puoi anche rivolgerti a intagliatori specializzati. Hanno pezzi unici di ogni tipo che possono ribaltare qualsiasi partita. Dovrai avere i materiali giusti per crearli. O potresti avere fortuna e trovarli in giro. A volte ho perso dei pezzi dopo una nottata di caccia alle macchine o di bevute. Non ringraziarmi, è sempre un piacere aiutare i nuovi giocatori. Ora, se hai voglia di fare sul serio, ho molti altri tabelloni. Potrei insegnarti qualche altro trucchetto? Grazie, io ci penserò.